Vediamo, vediamo, sette domande a cui un narcisista non può rispondere. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Tomasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema, sette domande a cui un narcisista non può rispondere. Allora, ci sono sette domande fondamentali a cui un narcisista non può rispondere e tu puoi utilizzare queste domande per anche penalizzarlo in qualche modo, perché lo metti in grave difficoltà. E ovviamente è molto importante imparare a mettere in difficoltà i narcisisti, ovviamente. Quali sono queste domande? Nel frattempo, però, prima iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo, di fare donazioni al canale, ovviamente, se ti va. Vediamo quali sono sette domande a cui un narcisista non può rispondere. La prima domanda è: e questo lo metto in dubbio. Perché con gli estranei ti comporti così bene, anche se poi in realtà li odi? E si vede perché poi dopo ne parli male, con loro ti comporti bene, ma poi ne parli male. Perché il narcisista ha un po' questa caratteristica, con gli estranei, davanti agli estranei, vuole dare una buona immagine di sé, perché lui tiene molto alla sua immagine. E quindi soprattutto con le persone strane si fa vedere come una persona speciale, si fa vedere come una persona importante, ma poi di fatto ne parla male. Questo è importante. E questo è perché ti comporti così bene davanti agli estranei? È importante questo. E poi dopo magari ne parli male, lo metti in difficoltà perché non saprà cosa risponderti, non saprà cosa dire, si sentirà chiuso. E questo però è molto utile per te perché ti consente di metterlo giustamente in una situazione di crisi, insomma, in cui non sa esattamente cosa fare. Un'altra domanda che ti consiglio di fare è: perché ti senti così minacciato da chi ha un'idea diversa dalla tua? Non accetti che le persone abbiano un'idea diversa dalla tua? Questa è un'altra domanda che lo manda in crisi, perché ovviamente lui vorrebbe dirti perché io sono un migliore, perché io sono una divinità scesa in terra, insomma, questo è quello che vorrebbe dire. In realtà, e poi non dice questo perché ha difficoltà, diciamo, a esprimersi in questo modo e si esprime, diciamo, si esprimerà in modalità diverse, quindi tenderà ad avere delle modalità, diciamo, molto diverse da questo punto di vista. Quindi questo sarà un qualcosa che in qualche modo lo condizionerà. E quindi perché ti senti così minacciato dalle persone, da chi ha un'idea diversa dalla tua? E poi una terza domanda che è molto importante, che ti suggerisco di fargli è, che lo mette molto in crisi, quali sono i tuoi dolori e le tue ferite più profonde? Anche questa è una domanda alla quale spesso non può rispondere perché non vorrebbe ammettere di avere dolori e ferite profonde, ma in realtà ha sia dolori che ferite profonde. E questo spesso lo manda completamente in tilt. Ed è molto utile questa domanda per dare, tra virgolette, scacco matto al narcisista, per metterlo in condizioni di non nuocere più, fondamentalmente. Molto importante questa domanda. E anche perché lo manda in crisi. Teniamo presente che il narcisista non vorrebbe ammettere neanche a se stesso, no, di avere dei dolori, delle ferite profonde. Quindi farlo parlare su questo lo manda sicuramente in tilt, lo manda sicuramente in crisi e ti consiglio di utilizzarlo perché è una strategia
secondo me è molto utile. Un'altra domanda che ti suggerisco di farvi, anche se non ti potrà rispondere, è perché per te è impossibile ammettere i tuoi difetti? Perché i narcisisti tengono presente che sono pieni di difetti, spesso hanno difficoltà ad ammetterli, ma in realtà sono pieni di difetti. Quindi è importante fare anche questa domanda perché non dico che gli dà scacco matto, però li manda in una crisi discreta, in una crisi abbastanza profonda. E un'altra domanda che dovresti fare al narcisista, al quale non ti può rispondere, ma che va a toccarlo profondamente, è: ma pensi di dover cambiare, di dover fare un percorso tuo personale, di crescita personale? Perché mi sembri molto che hai qualche problema, quindi forse sarebbe meglio per te fare un percorso di sviluppo, di crescita personale, di miglioramento. Ecco, questa è un'altra domanda che i narcisisti, da un certo punto di vista, temono molto. E la sesta domanda che ti consiglio di fare a un narcisista, alla quale, ripeto, non saprà rispondere, ma lo toccherà molto, è: credi sinceramente che le tue opinioni siano dei fatti reali e migliori delle opinioni altrui? Questo, lui ti dirà sicuramente, tenderebbe a dire di sì, ma come dire, mettendo, est facendogli esplicitare, diciamo, questa cosa, lo manda sicuramente in crisi, lo manda sicuramente in tilt, perché avrà difficoltà a tirare fuori proprio questa modalità, e quindi ti suggerisco di utilizzarla. E poi un'altra domanda che ti suggerisco di utilizzare per dargli un po' scacco matto, alla quale probabilmente non saprà rispondere, tu ti risponderai in modo strano, è: ma se mi odi così tanto, perché continui a tornare? Perché continui a manifestarti se tu mi odi così tanto? Ecco, altra domanda che ti suggerisco, ed è anche questa una domanda importante, che da un certo punto di vista gli dà scacco matto e lo mette in situazioni in cui dovrà prendere consapevolezza del suo modo di fare, del suo modo di comportarsi, e questo può essere sicuramente per te un vantaggio. Bene. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram Massimo Telamasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella.